Dopo l'azzeramento delle rette avvenuto da marzo a giugno del 2020, l'amministrazione comunale ha annunciato anche per il mese di marzo 2021 una forma di sostegno per i genitori pesaresi di bambini da 0 a 6 anni che con il passaggio prima della provincia e poi della regione in zona rossa hanno visto chiusi, insieme alle altre istituzioni scolastiche, anche i nidi e le scuole d'infanzia. Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale, l'assessore con delega alla scuola, Giuliana Ceccarelli, ha annunciato che per il mese di marzo 2021 l'amministrazione attuerà il riproporzionamento delle rette per nidi e scuole d'infanzia in base ai giorni di presenza dei bambini, insieme all'azzeramento complessivo delle rette del trasporto scolastico. Ci siamo attivati per la riduzione delle tariffe dei nidi, delle scuole dell'infanzia comunali, della mensa scolastica, dei trasporti, quindi l'infanzia statale e primaria. Da marzo a giugno del 2020, quindi, abbiamo azzerato tutte le rette scolastiche. E in questo ultimo mese di marzo, quest'anno, nel 2021, abbiamo proceduto subito, abbiamo pensato ad una riduzione. Voi sapete che le rette vengono pagate, ad esempio, da marzo, si pagano a maggio, per cui avevamo tutto il tempo di fare un po' i nostri calcoli, anche per vedere quanto era, per quantificare insomma quello che il comune avrebbe dovuto mettere a livello di finanziamento. Quindi dicevo, abbiamo subito pensato che non avremmo fatto pagare le rette per il periodo di chiusura della scuola, naturalmente proporzionalmente a questi giorni di chiusura, quindi dal 10 marzo in poi. Questo mese di marzo il problema riduzione si pone solo per le quote del nido e le quote fisse della scuola dell'infanzia e la quota trasporto ovviamente. Perché nella primaria si pagano solo i pasti consumati. Poiché la chiusura quindi ha comportato dei minori servizi erogati, il saldo fra minori entrate e minori spese vede una somma di circa 64.000 euro da coprire nel bilancio comunale, grazie alle risorse del fondo anti-Covid. La necessità di andare nuovamente incontro alle famiglie pesaresi era stata sollevata anche dai consiglieri di centrodestra, con una mozione poi bocciata con 19 voti contrari, riguardante la sospensione, a causa dell'emergenza Covid, delle rette per le scuole d'infanzia e per i nidi comunali per l'anno corrente. È un documento che di fatto è andato ad ascoltare le esigenze dei genitori che si sono trovati da un momento all'altro in zona rossa e quindi con i servizi educativi chiusi. Ritenuto che comunque un sostegno, per quanto così minimo, però alle famiglie lo si potesse dare, abbiamo chiesto che l'amministrazione intervenga quanto prima per così da una parte sospendere temporaneamente le rette qualora, quando depositammo la mozione, speravamo che nel giro di pochi giorni si sarebbe tornati in fascia arancione, quindi anche le strutture educative avrebbero potuto riaprire, e quindi da una parte la sospensione, dall'altra, qualora ci fosse stata una riapertura anche temporanea, una riduzione delle rette, o nel caso peggiore, cioè la chiusura per tutto il mese di marzo, di fatto, ad una rinuncia completa da parte dell'amministrazione comunale di queste rette. Un intervento di questo tipo, esattamente come è stato fatto lo scorso anno, consentirebbe alle famiglie di evidentemente ottenere un minimo di ristoro e d'altro canto consentirebbe all'amministrazione di dare un segnale forte di presenza e di vicinanza.